Sono particolarmente felice di questo spettacolo, che è stata una delle cose che più mi ha sorpreso quest'anno durante la ricerca e la visione per comporre il cartellone. Insieme al mio papà c'è anche il sacerdote più importante della città. Appena mi vede, il mio papà subito mi prende in braccio e mi dà un bacio lunghissimo e bellissimo. Il sacerdote invece mi accarezza la testa, ma io subito mi scanso, perché le carezze in testa me le può dare solo il mio papà. Poi arriva anche la mamma, strana, con gli occhi truccati e delle perle al collo che sembrano tante piccole luci. E degli anelli luccicanti di pietre piccolissime come tante stelle. Ora mi hanno messo una benda sugli occhi e io vedo tutto nero nero, ma il mio papà mi tiene la mano e allora non fa niente se io vedo tutto nero nero. Poi il mio papà mi dice inginocchiati, allora io mi inginocchio perché non voglio far arrabbiare il mio papà. Ora sento il marmo freddissimo e comincio anche un po' a tremare. Poi il mio papà mi lascia la mano e allora io con la mia manina veloce veloce cerco di riprenderla, ma do solo dei colpi nel vuoto. E poi sento una mano forte e pesante di un sacerdote, non lo so, non sarà mica il mio papà, una mano forte e pesante che mi schiaccia la testa, e poi altre mani forti e pesanti che mi legano dietro braccia e polsi. Egisto! Egisto! Come? Come che è? Che vuole da me sta serva prima mattina? Voglio dormire un altro poco, avete a parlare come mogliera, parlate come mogliera, cioè come mogliera, con clitennessa e non ci rompiti cognuna. Ma quali servi? Sono io! Io chi? Io! Io! Io, ma così, così! Io! Clitennestra! Ah, sei tu, ma che fai? Mi vieni a risvegliare a notte fonda, che fai? Ne ci sta paccia pure tu, l'ho sempre detto io. Sono tutta una banda di pace in questo paese. Che fu? Che succedio? Spicca, parra, fatto capire. È tornato! Cu? Lui! Ma lui chi? Lui, idiota! Ah, che tieni, voglio di papiare stamattina, voglio dormire un altro poco, fammi dormire un altro poco, fa piacere! Ma allora come al solito fai finta di non capire, ti ho detto che è tornato! Ma co, tornao, co, un piccione viaggiatore, co tornao, spicca, parla, fatti capire! Lui! Ma fa male la testa! Lui chi? Lui! Il re dei re! E tu? Avresti il coraggio di sopportare questo affronto? Essere scacciata di notte da dentro al tuo letto come una zanzara cacaminchia? Ed essere schiacciata di giorno come una mosca in faccia al muro? Ma allora tu niente capisti, Clitemè! Tua peregina sei e devi governare ancora.
10 anni sono troppo pochi per entrare nella storia. E per guadagnarsi la gloria bisogna spargere un po' di sangue. E per spargere un po' di sangue ci vuole coraggio, ci vuole polso fermo e coraggio. Ma io questo coraggio dove lo trovo? Il polso ce l'hai? Sì, certo! E allora il coraggio se lo trova! Buonasera. Buonasera dal vostro amico delle sere, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ancora una notte insieme, forse l'ultima, perché ormai è chiaro a tutti, il re dei re è tornato, le navi stanno per attraccare e lui tra poco, con passo deciso, scenderà a terra, attraverserà il corteo con il sorriso della vittoria stampato sulle labbra e la città in festa lo acclamerà. Sembra fatta apposta. Ieri pioveva, oggi c'è il sole e tutti hanno dimenticato che ha scannato una figlia per scannare altri uomini. Io sono benedetto da Dio. Mi ci sono voluti 10 anni, ma dopo 10 anni l'ho capito. Sono benedetto da Dio perché Dio ha sempre fatto vincere i più forti, quelli lì più cari. Chi pensa che Dio ama i deboli è un bambino viziato che crede ancora alle favole. Ed io non sono un bambino viziato. Io sono un uomo che torna vivo dopo 10 anni di guerra. Guardare dall'alto un esercito imbottito di armi che con passo deciso, con passo sicuro, avanza e sapere che ogni soldato che avanza conosce esattamente quello che deve fare è una cosa che mi scalda il sangue nelle vene, mi eccita! Oggi è proprio una bella giornata. Oggi muore chi non vuole essere salvato. Misero re, misera me, voglio essere tutta bruciata. Misero re, misera me, che la pace è perduta. E io purtroppo non fui mai creduta, e neppure mai voglio essere venduta. E ora la mia gente è tutta morta e muta. Ma se mi avessero creduta, misero re, misera me, lo capisci? Non lo capisci? Sono passati 7 anni da quando il comandante tornò vittorioso e nel giro di poche ore perse tutto quello che aveva vinto, anche la cosa a lui più cara, la vita. Lo hanno ammazzato. Ammazzarono lui e la giovane principessa che si era portato e poi esposero i corpi sui gradoni del palazzo ed il sole illuminò le carni trucidate, il bottino della mattanza. Colpo di Stato! No, no, santa vendetta. Sangue versato pagato con altro sangue versato, è la natura delle cose, così gridò Egisto. Mai lo si era visto esprimersi così apertamente, così sicuro di sé. Santa vendetta si è compiuta, urlò Clitennestra. Beh, io ero in preda al delirio, ma perché non mi hanno fermato? Perché solo così si può consumare una vendetta? Io mi ricordo ancora di quando ho provato a confessare che forse non ce l'avrei fatta a scannare mia madre. Dicevo, guardate, ci posso provare, io ci posso provare con tutta la mia buona volontà, però non lo so se ce la faccio. E tutti quanti, lo devi fare, 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 non è cosa da principi lasciare invendicato l'assassinio di un padre. Tutti i consiglieri. Ecco, adesso potrei dire, tutti quanti quelli che hanno la vocazione al consiglio sono dei falliti! Tutti i consiglieri o sono dei falliti o sono dei ladri! Guardate in che condizione hanno ridotto il nostro paese! Oh,